Grazie Presidente, vedo che si fa addirittura confusione sulle varie imposte. La tassa sui rifiuti è la Tari e la paghiamo in un altro contesto. La Tasi con i rifiuti non c'entra assolutamente perché riguarda i servizi indivisibili. Dunque, l'osservazione fa riferimento all'addizionale, alla maggiorazione che i comuni possono, diciamo, portare fino a un massimo dello 0,8 per mille. Come giustamente diceva l'assessore, sulle seconde case e su case che appartengono alle categorie così definite di lusso, quindi le ville, i castelli, insomma tutte quelle belle abitazioni che sicuramente appartengono a persone che possono pagare. Allora, sul ragionamento rispetto alla riduzione eventualmente di tutte le tasse e imposte che gravano sui cittadini, eventualmente l'amministrazione intende fare o comunque percorre la strada di valutazione per ridurre altre imposte, come sono per esempio le addizionali comunali che riguardano tutta la cittadinanza, che non sono progressive, quindi per il sottoscritto addirittura anticostituzionali, che riguardano l'intero imponibile e così via, e non certo una tassa che va a colpire comunque quella parte di cittadinanza che sicuramente rispetto alla stragrande maggioranza può permettersi di sopportare quest'onere, soprattutto perché è facile dire abbassare le tasse, ma bisogna trovare poi le entrate corrispondenti per andare a coprire proprio quei servizi che vengono reputati carenti. Possiamo anche discutere sul fatto che alcuni servizi siano carenti e magari andare a trovare le ragioni in tutta una serie di eventi che in questi anni si sono, diciamo, susseguiti per non garantire su determinati servizi una qualità elevata, ma è abbastanza sicuro, e quindi diciamo, la proposta è in contraddizione, che se un servizio ancora non ha raggiunto la qualità desiderata, se gli togliamo ulteriori finanziamenti, di certo non raggiungerà la qualità desiderata dai romani. Per cui questi 110 milioni alle casse dell'amministrazione capitolina servono. Riteniamo che per il momento almeno questa parte dell'imposizione che viene fatta sui cittadini romani possa essere sopportata da quei cittadini che pagano questi 110 milioni per avere dei servizi che intendiamo garantire sempre con una maggiore qualità. Grazie.